Buongiorno. Buongiorno. Mi dà un giornale e un cornetto semplice. È sicuro? In che senso? Dico, è sicuro che vale il cornetto? Questi sono originali, sa? Cioè, sono di marca? No, sono originali nel senso sono veramente dell'anni 80. Ammazza, così vecchi. E vecchi. Vintage. Buongiorno, senta, scusi, è possibile? I suoi fingerprints. No, pago con contanti. Lo so, ma deve apporre le sue impronte digitali sull'apposito device. Non ho capito, che devo fare? Profilo completato. Maschio italiano, 28 anni, 3 bollette da pagare, ultima doccia 4 giorni fa. Ma quando mai? Un caffè corto con un cucchiaino di zucchero. 2 di zucchero, grazie. Negativo, glicemia oltre i valori consentiti. Non ho capito, decide lei, scusi. Brioche alla crema riscaldata. No, no, con la cioccolata. No. No. Vabbè, si può avere un cappuccino di soia? Si sente male? Sente male, aiuto! La soia se la va a comprare dal fioraio, va bene? Come dal fioraio? Sì, qua queste cose ne famo. Famo il caffè, ne famo soiole, zinzenghe, sorzo, zenzero. Beh, mi faccio un caffè. Bene, può pagare caffè e giornale alla cassa, su 2000 lire, grazie. Senta, cortesemente, potrebbe... Non mi dica niente, le vuole fare un regalo a un suo amico? No, volevo chiedere... Un viaggiatore, un pellegrino il suo amico, eh? Un codice acquisto volo gratis. Ah, che carino. No, volevo in realtà... Una persona elegante, come lei. Un codice acquisto Zalando. No, se mi fa finire magari. Uno sportivo, certo. A chi non piace il calcio, eh? Da son. Una cosa molto... Un cinefilo. Un appassionato di serie TV. Netflix. Mi servirebbe sapere... Ma soltanto... certo, perché non ci ho pensato. Un regalo digitale PlayStation per suo figlio, un gamer. Le volevo chiedere dov'è il bagno. In fondo a destra. Oh, così semplice come sempre. Fondo a destra, devi fare tanto complicato. Sto a mettere sul caffè, chi lo vuole? E fammelo, va. Uno... Due, sei sicuro dei Italo con la gastrite che te ritrovi? Ma io lo sto a fare con la moca. Certo che lo faccio con la moca, questo viene benissimo. Questa era di mia nonna, lo sai chi era mia nonna? No. Manco io, mai conosciuta. Ma che le frega a lei di chi era mia nonna? Ma lei mi ha detto che... O vuole sto caffè, sì o no? Scusi, stavo cercando il bagno, però stavo in un bar tabacchi prima. Sì, sì, è qui. Questo è un co-working. Abbiamo bar, l'internet point, digital cafe, cocktail bar, barbershop, tattoo studio, risto pub. Swimming pool, sauna, bagno turco, live performance. Open space, camping, live music, mostre, vernissage, Umberto Carulli. Circo Massimo, astronave, carrozzeria, salone del mobile, mio cugino. Tuo cugino? Tuo cugino. Mio cugino. Scusi, io sto cercando un bagno, mi può dire dov'è per cortesia? Allora, scende le scale, attraversa i campi da golf, sempre dritto, la seconda vasca a destra. Ma io potevo stare a casa stamattina, no? Sono venuto qua. Che sei il figlio di Italo? No, chi è Italo? Siete come due gocce d'acqua. Vuoi un orologio? Un orologio? No, grazie. Una macchina 500.000 lire. Ma basta con ste lire. Comunque no, come se avessi accettato, grazie. A posto, quanto le devo? Dunque lei è entrato alle 9.35, sta uscendo alle 10.03 per un totale di 28 minuti, sono 16,33 euro. Scusi, per un caffè, una brioche e una rivista? Giusto, anche il caffè, la brioche e la rivista. 20 euro e 10 centesimi. Ah, noto anche dal suo profilo che ha 200 euro di bollette non pagate. Facciamo che le pago sti 20 euro e vado, va? Caffè pronto? Se l'ho dato al cielo. Grazie. O vanno. Tu rifaccio al volo? Grazie. Questo Natale regala un codice acquisto. O lo farò io per te? Anche nei bar tabacchi vintage, eh?